Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto? Stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. E si comincia. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Credo Paulo Dybala. È un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune, abilissimo nello stretto. Insomma, Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Suso, pallone alto nello spazio. Cerca spazio. Palla in profondità per il compagno. E passa! Calabria la gioca all'indietro. Palla al centro. Matuidi sproglia la situazione. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Palla riconquistata immediatamente. Può tentare la conclusione. Biglia, effetto il lancio sulla fascia. È scattato con un tempismo perfetto. Dicksteiner. Ottima discesa sulla destra. Allarga sulla fascia. Dybala. Ecco Bernardeschi. Va al cross. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Salta e colpisce di testa. Fuori di poco, sfortunati qui. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Rimessa con le mani. Pjanic. Gioca una palla lunga. Cerca di allungare il gioco. Passaggio intercettato. Si riprenderà con un tiro dalla bandierina. Ci mette una pezza. Borini. E trova il compagno. Biglia! Libera tempo, prova a tirare. Splendido tentativo al volo. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato.
il portiere la fa sua. Palla in profondità sulla fascia. Paulo Dybala scatta verso il pallone. Calabria prova a verticalizzare. Costa. Alessandro con il cross. Palla intercettata. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Montolivo cerca la profondità sulla fascia. Grande movimento nello spazio, va al tiro, palo. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Palo, veramente sfortunato, non è entrata per una questione di centimetri. Sembra esserci un cambio, esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Palla larga in profondità. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Montolivo. Niente gol finora, 0-0. Palla giocata alta sulla fascia. Ci prova. Ci prova di nuovo. Può metterla in mezzo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Due sostituzioni, rapida successione. Çalhanoğlu può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. La mette sulla sinistra. Pallone in aria. Non esattamente la migliore delle respinte questa. Bernardeschi prova a spingere sulla corsia di destra. Prova la giocata nello spazio. Sulla fascia, è libero. Cerca il cross in mezzo. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Palla in avanti verso il compagno. Ecco Bernardeschi. Riceve in Dybala. Grande occasione ma palo. Segnare lo scadere è sempre una grande gioia. La situazione realizza. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Bonaventura avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. 1-0 dunque. Ed è 1-0, ma c'è molto tempo, la partita è ancora aperta. Bonucci prova a prolungare. Se ne va, c'è il cross. E va a colpire di testa.
Poteva essere l'occasione per il pari. Quel gol sembra averli svegliati. Prepariamoci a una fase interessante della partita. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Si libera la grande. Cross di Bernardeschi. Che dira! Vicinissimi al gol del 2-0. Intervento strepitoso. Subire un golore avrebbe reso difficilissima la situazione. Sulla destra, cross di Dybala, ci mette la testa. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Kalinic, qualche istante sarà tutto finito. Il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Barzagli, Lichtsteiner, Bernardeschi, e passa, occhio al traverso, va di testa, Paolo Dybala, è veramente l'eletto, è veramente l'eletto, due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. È intervenuto molto bene sul cross, grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Che partita ti è sembrata, Luca? Sono riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari, andando spesso al cross e creando molti pericoli dagli esterni. Questa strategia si è rivelata vincente e ha permesso loro di prendere il sopravvento e conquistare la vittoria. Il cross dalle fasce laterali è una situazione dalla quale è difficile difendersi, specialmente se hai avversari forti nel gioco aereo e nella presenza negli ultimi 16 metri, come si è verificato oggi. È davvero tutto per quest'oggi. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre qui con me, e un saluto da Fabio Caressa.